È stata presentata la candidatura della Locride a Capitale Italiana della Cultura 2025. La conferenza stampa di presentazione è avvenuta all'ingresso del Teatro del Parco Archeologico Nazionale di Locri. Un incontro importante che potrebbe anche sancire la data di un nuovo futuro per questa meravigliosa terra. Il GAL, Terre Locridee, registra le reazioni positive di molti che hanno contattato la struttura per avere anche informazioni. In questi giorni ci si è dato a ricordare l'enorme patrimonio che rende questa terra un raro contenitore di bellezze. Molti hanno ricordato che i progetti di valorizzazione sono una cosa importante e questo territorio ne è ricco. Forse il più impegnativo è stato quello di Rutelli da ministro dei beni culturali nel 2008, cioè il distretto turistico culturale della Locride, realizzato da Civita. In questo studio si affermava che l'Italia è il paese con i più beni monumentali del mondo, la Calabria è la regione con più bellezze archeologiche del paese e in Calabria la Locride è sicuramente il territorio più ricco di reperti storico-culturali. Dunque, il GAL Terre Locridee si è avvalso della preziosa collaborazione di Officina delle Idee, una cooperativa calabrese con elevate competenze ed esperienze nel campo della comunicazione e della creatività culturale, il cui contributo sicuramente sarà determinante per potenziare il profilo internazionale del territorio e la valorizzazione dell'immagine. Il lavoro per attivare tutta la macchina organizzativa è stato notevole, ma potrebbe diventare lo stesso uno strumento importante di sviluppo di una nuova consapevolezza degli abitanti della Locride nel sapere dei valori che possiede. In questo primo incontro di presentazione organizzativo alla presenza dei sindaci del territorio, del mondo delle imprese, delle associazioni, si è presentato un nuovo modello di lavoro che ha attivato una forte spinta dal basso, dai centri storici e porti molte adesioni al progetto per capire bene i punti su cui lavorare per riuscire a coordinare i territori e valorizzare la partecipazione dal basso e delle comunità locali. La Locride dunque si appresta per i prossimi anni a diventare un grande laboratorio aperto per accogliere idee, dare vitalità alle comunità e alle culture locali, ricomporre la mappa del paesaggio storico dell'area. Sì, molti pensano che fosse uno scherzo, una provocazione. È una cosa seria, invece è una cosa che parte oggi. Nelle idee poi sentirete quali sono gli step che dovremmo andare a fare, anzi i passi, no? Non siamo in Inghilterra. Natale Carvello è qui perché, come tutte le cose che stiamo facendo, Crotone, il GAL Crotone, il Crotonese è con noi. E Natale sarà, fra l'altro, promotore di una istanza presso tutti i GAL della Calabria per sostenere questa iniziativa. Come noi, come GAL della Locride, sosterremo le iniziative che farà poi Crotone e il resto. È ora che questa regione si unisca su tutte le cose importanti che ci sono da fare. Fino adesso non è stato così. Ognuno è andato in ordine sparso. Io credo che ci sia la possibilità di lavorare insieme e sarebbe un peccato perdere un'occasione di questa. Dopodiché, ascoltate con attenzione quello che diranno i progettisti, Antonio Guido Mignolli, il nostro direttore del GAL, a cui va naturalmente il nostro apprezzamento, Natale se vuole parlare, e Antonio Blandini, che è coprogettista di questo importante evento, che daranno anche le linee guida di come si potrà intervenire su questa cosa. Importante, importantissimo. Io credo che abbiamo 5 anni di tempo, che sembra un tempo lunghissimo, che può essere un tempo invece molto breve per dare delle cose significative a questo territorio. Ma noi siamo qui a sostenere questa Dopo 2000 iniziativa, anni di dopo storia. 2000 anni che ci hanno visto contrapposti, adesso stiamo Ma insieme, abbiamo vinto abbiamo, proprio. sì, siamo insieme appunto per avere una vittoria su questa ambizione di diventare Locri città della cultura per il 2025. È un obiettivo straordinario, per cui saranno, credo, a tutti i GAL calabresi a sostegno di questa iniziativa, perché si valorizza la Calabria, si valorizza la Magna Grecia, si valorizza tutto il territorio calabrese. Quindi un apprezzamento e noi saremo al vostro fianco sempre per questa battaglia, speriamo di averla vinta.